fuori vinaio, 3-6-2-4 della campagna e gli Alessandria. Le anfore scoperte a mio Somos e a Berenice non sono ancora pubblicate in modo dettagliato, ma possiamo avere un'idea dei vini campani che arrivano nei porti del Mar Rosso grazie al mio studio delle anfore trovate nei forti lungo i carbonieri. Accanto al vino prodotto in Egitto, maggioritario, ci sono vini dell'Italia e in particolare della Campania importati in anfore 3-6-4. Il vino Campania va trasportato in queste anfore note negli ostracchi, cioè nella corrispondenza scritta sui frammenti di ceramici, quindi queste anfore sono note sul nome di Italica. Negli archivi di Nicanor, un'impresa di camerieri stabilita a Corto sotto Claudio e Nerone, queste anfore sono menzionate accanto a un altro tipo chiamato Aminea. Questo contenitore poco abbondante sarebbe a mio avviso una lagoina, cioè un'anforetta a fondo bianco, che ho trovato in piccole quantità nei forti del deserto nella seconda metà del primo e all'inizio del secondo secolo. Questa lagoina è abbastanza diffusa a Pompei, ma non è fatta con l'argilla locale. Ho cercato da dove poteva provenire e sono pervenuto alla media valle del Volturno. Avanzo oggi l'ipotesi che un vino di qualità a base del vitigno Amineo fosse prodotto in questa zona, in particolare intorno ad Alifa del primo e del secondo secolo d.C. Infatti, in questa regione, sappiamo che uno o meglio parecchie officine di ceramisti hanno prodotto delle anforette a fondo piatto, dei lacinoi, di cui si può seguire il percorso verso i centri di consumo e di distribuzione, Carazzi, Pompei, Puzzuoli, verso il Limes germanico e verso l'Oriente, sulle rotte marittime, per esempio nel relitto Alberti a Lima, e verso l'India, e quindi nei forti del deserto orientale. Indubbiamente, per viaggiare così lontano e in un così piccolo contenitore, bisogna che si tratti di un vino pregiato. Ora, un passo della nota di Orazio allude, a mio avviso, non solo a questo vino, ma anche ai lagonei tipiche che lo trasportavano. E oggi, in Vertunt, Alifanis in aria tota, Vibidius, Bratroque, Secutis Omnibus, Inni, conviva electi nihilu, no cuere lauelis. Quindi, i due ubriaconi, Vibidius e Bratroque, invitato dall'arbo di cui si mocca Orazio, vuotano poche in te in aria totale, mentre gli altri convitati non toccano neanche a queste lagoine. E quindi abbiamo questo filone dell'esportazione di un vino, secondo me, pregiato della campagna intera verso l'India. Quindi, vini di qualità di tutta la campagna arrivavano fino ai porti del Mar Rosso ed erano in parte esportati verso l'Arabia e l'India. Infatti, gli anfori vinari romani sono presenti in India dal tempo di Augusto, almeno, ma sono abbondanti solo a Musiris e a Arcavedu, probabilmente Poduche, indicando un traffico limitato, destinato agli aristocratici indiani e ai commercianti mediterranei. Il pericolo del mare Eritreo menziona le opportunità di vendita del vino nei porti dell'India, ma sempre